la domanda di Giovanni, molto bella, un po' lunga, ma insomma state con noi perché sarà veramente interessante analizzare questo portafoglio. Ma vado a leggere. Ciao Mas 4, complimenti per il canale, grazie mille Giovanni. Mi chiamo Giovanni, ho 31 anni e vivo a Londra. Ho obiettivi di lungo periodo, ma un'inclinazione, forse un po' troppo, a divertirmi tentando di sfruttare momentum e facendo stock picking. Il cash è distribuito in conti correnti e saving account prevalentemente in sterlina e una parte minore in euro. I fondi pensione saranno ritirabili tra i 60 e i 65 anni. Ho allegato la tabella che andremo a vedere dopo, perché adesso ti sottopongo, Giorgio, le 5 domande principali, cioè i 5 dubbi principali che ci fanno capire che comunque Giovanni è già molto attento, sta già pensando in maniera importante al suo futuro, quindi è sempre bellissimo vedere quando persone relativamente giovani, perché 31 anni non è più di primo pelo, però insomma è comunque una persona molto attenta, quindi gli faccio già i complimenti. Comunque andiamo a leggere i suoi dubbi. Ho leggermente aumentato la mia esposizione nelle commodity per sfruttare questo super cycle. Ho intenzione di diminuire l'esposizione quando ci sono segnali di stabilizzazione nella situazione internazionale. Ha senso? Cosa consigliate in generale sulle commodity in questo periodo? Consigliereste di diminuire il cash e spostare di più verso un ETF passivo tipo il Live Strategy? Questa è la domanda numero 2. La domanda numero 3. Ho un'esposizione abbastanza alta in oil e gas, exploration, production and service, per sfruttare il momentum. Il problema è capire quanto il momentum finirà. Time the market è sempre sbagliato, ma consigliate qualcosa in questo caso? Settare un target e vendere? Ho probabilmente un po' troppe esposizioni in cripto che tengo ferme in caso di un nuovo super cycle. Ultima cosa, ho abbastanza esposizione in azioni singole, prevalentemente in azioni value, però è difficile capire quali siano a prova di inflazione o meno. Dovrei diminuire l'esposizione in azioni singole a prescindere? E qua vedete che la domanda è veramente complessa, come è complesso il suo portafoglio. Adesso tolgo un... non si... eccolo così, ecco, grazie mille dalla regia che ci danno una mano. Ecco, questo è il portafoglio, il 54% di cash, e poi insomma lascio a te il commento, te lo faccio solo vedere nella sua interezza. Questa è la prima parte del portafoglio, quindi il cash, poi abbiamo detto i due fondi pensione, il Live Strategy, e poi abbiamo, diciamo, le parti un po' più speculative. Qui tutte le azioni, abbiamo un 0,4% di Bitcoin, vedo anche di Ageo. Insomma, il portafoglio è veramente veramente articolato, e questa è l'ultima parte, sempre con il discorso delle azioni. Giorgio, lascio a te la parola. Insomma, è un quadro abbastanza complesso, le domande sono molto precise e dettagliate, quindi vediamo in che modo possiamo aiutare il nostro amico Giovanni. Vogliamo rispondere alle domande, Marco, prima, o commentiamo il portafoglio prima? Ma io commenterei anche per dare una mano agli amici a casa, perché già io allora, mi trovo abbastanza in difficoltà nel capire un portafoglio del genere, e poi dopo andiamo a rispondere alle domande. Ecco. Allora, il portafoglio da commentare è un po' complicato, perché lui ha messo insieme tante cose. Il primo commento, pensione a parte, quindi non è il mio portafoglio di trading, non è il mio portafoglio di investimento, è il mio portafoglio pensione, quindi io lo staccherei da questo portafoglio e lasciarlo indipendente. Fate i conti di quanto volete integrare la vostra pensione. Consiglio che diamo a massimizzare l'impatto tassativo, quindi dov'è il punto migliore per massimizzare la tassazione. In questo caso lui è residente a Londra, quindi ha una tassazione completamente diversa e particolare, quindi questa è una cosa che dovrà vedere lui, però massimizzare la pensione. Quindi il primo complimento è sicuramente bravo, che sta pensando già alla pensione oggi. 31 anni è un'idea
un'età importante per iniziare questo tipo di discorso. Per persone come lui, come me, che ha vissuto all'estero per tanti anni, girato tanto, la pensione privata è fondamentale, perché sarà complicato andare poi a recuperare le varie pensioni dagli stati dove lavorate, e quindi, visto che non c'è un sistema integrato neanche nell'Unione Europea ancora, che ha una grossa mancanza, è importante pensare alla pensione privata. Quindi pensione privata, benissimo, quel 15%, 15-15, un 30% del suo portafoglio, pensione privata, ben venga. Commento in generale, cash, chiaramente 54% è altissimo, non solo è altissimo, ma è altissimo andando a considerare anche che c'è la pensione, quindi la pensione, se levassimo la pensione, sarebbe ancora più alto, quindi sicuramente da ridurre. È un buon momento oggi, l'abbiamo detto, beh, fantastico, sai, con il cash ad oggi, adesso non so quando l'hai creato, perché magari l'hai creato ieri dopo il panico del mercato, e quindi non è una buona idea rientrare, però se hai un cash che hai lì da 6 mesi o 5 anni, quel che sia, chiaramente oggi sono opportunità importanti che vanno colte con questo cash a disposizione. Poi ci sono tutta una serie di ETF e di singole posizioni che, di nuovo, nel complesso è un po' difficile valutare, perché c'è questo blocco della pensione e del cash. Le cose importanti da dire sono quelle: troppo cash e le pensioni, stacchiamole. Un po' di commodity va bene nel portafoglio, fatto 100 portafoglio, 5-10% di commodity ad oggi si possono tenere. Lui parla di un'esposizione alta alle cripto, che io non vedo, un 1% di posizione in cripto che ci può stare, quindi 1% di gioco va bene. Single stock, lui ha la passione per le single stock, in tanti ce l'hanno, lo sappiamo. Consiglio che diamo sempre nel portafoglio fatto 100 di investimento, massimo un 10% di single stock, perché non è tendenzialmente il vostro lavoro e probabilmente andremo a perdere rispetto al mercato. Ricordiamoci che per autovalutarsi non è abbastanza dire ho comprato Apple il 20%, ma ho comprato Apple invece dell'S&P 500, e quindi andare a paragonare contro un benchmark per vedere se effettivamente la scelta di quelle singole azioni è stata migliore del mercato o semplicemente ho aggiunto rumore e basta. Piccolo commento: Berkshire Hathaway, che è la società di Warren Buffett, lui ha uno 0,5%, l'ha messa come tutte le altre. Warren Buffett e Berkshire Hathaway è una società diversa, nel senso che è un conglomerato, quindi è tipo un fondo dei fondi, è tipo comprare qualcosa che dà esposizione a tanti business diversi. Quindi un peso più importante di una società del genere in un portafoglio è assolutamente predicabile. Se vogliamo avere un'esposizione value, quel portafoglio va visto quasi come un ETF, o quasi un portafoglio già ben diversificato, con il valore aggiunto che appunto la scelta ce l'ha fatta Warren Buffett, quindi non esattamente l'ultimo, e quindi assolutamente da sovrappesare nei portafogli, perché appunto è diversificato ed è gestito da qualcuno che ne sa veramente tanta. Quindi diciamo che qui il commento generale lo chiederei qui. Benissimo, allora andiamo a vedere punto per punto. Ad alcune domande hai già risposto, però le andiamo a rivedere. Poi Giovanni, se ci stai ascoltando, riscrivici, noi siamo sempre qui. È chiaro che il tuo è un portafoglio molto grosso, quindi non è semplice in questo spazio, però possiamo dedicarci un ulteriore spazio se vuoi ulteriori approfondimenti. Comunque, il primo dubbio è: insomma, lui ha aumentato la sua esposizione nelle commodity per sfruttare questo superciclo, lo chiama, ecco, e vuole diminuire quando i segnali di stabilizzazione internazionale saranno palesi. Ecco, ha senso fare questa cosa? E poi aggiungo io, quali sono questi segnali? Cioè, quando è che ci possiamo pensare che si sta stabilizzando? E in generale, cosa consigli sulle commodity in questo periodo? È chiaramente molto difficile. Intanto non c'è nessun super cycle, mi dispiace deludere Giovanni. Super cycle non è neanche iniziato, cioè siamo veramente a un piccolo ciclo dove le commodity stanno facendo bene, parliamo di 6 mesi, di 12 mesi, quindi super cycle 20 anni. Non ci siamo, no? Quindi non stiamo cogliendo un super cycle, stiamo facendo una cosa tattica. L'abbiamo detto prima, nei commenti generali, si può aumentare. Quando si va a diminuire questa esposizione ai commodity? Questa è la domanda più interessante.
consiglio che do io sempre è ponetevi degli obiettivi a priori, quindi trovate qualcosa, seguitela quantitativamente, quindi in modo meccanico, per non lasciare che le emozioni ci guidino in un movimento sbagliato. Ci sono tanti indicatori di momentum che si possono andare a vedere e magari appunto sceglietene uno e dite, beh, questo è il momento che seguo, quando questo momentum comincia a invertirsi, a non crescere più, quindi non è più positivo sulle commodity, ne esco. O se no continua a seguirci, insomma, quando la pensiamo diversamente rispetto a oggi avere una posizione in commodity positiva, chiaramente lo diremo e quindi potrebbe essere un segnale per te, qualcuno che ti può consigliare in quel senso. E quindi questa è la risposta. Ha senso quello che hai fatto? Sì, ma sempre con attenzione, no? Quindi pianificazione, attenzione, piccola parte del portafoglio, e tu mi sembra che lo stai facendo molto bene. Benissimo, invece sul cash ne hai già parlato, lui chiede mi consigli di diminuire il cash, hai già detto sì, però poi chiede e di spostare in un ETF passivo tipo il Life Strategy, cioè questo è il consiglio, e aggiungo io, lui ha un 54% di cash considerando anche il fondo pensione, di questo quanto gli consiglieresti? Occhio, chiaramente noi non stiamo facendo consulenza finanziaria, sono consigli così generali, però più o meno per avere un riferimento. Strategic asset allocation, no? Quindi allocazione di lungo periodo. Giovanni deve decidere la sua allocazione di lungo periodo, non sembra che l'abbia fatta ancora. Quindi decidi la tua allocazione di lungo periodo. Il cash nel lungo periodo è zero nel portafoglio di investimento e teniamo 3-6 mesi di spese correnti. Quindi quello è un altro cash. Cerchiamo di fare questa separazione perché è importante, anche più facile gestire i nostri investimenti se li abbiamo già mentalmente e anche fisicamente possibilmente separati. Quindi decidiamo la strategic asset allocation. Una volta decisa, andiamo verso quel tipo di allocazione. Quindi diciamo che zero deve essere il cash. Nella strategic asset allocation c'è una scuola di bambini che mi sta passando al fianco, immagino che la sentiate anche voi. Esatto. E penso siano in festa perché la scuola sta finendo, Emilia è già finita, immagino che anche nel Lazio sia agli sgoccioli. Sì, penso che siano iniziati oggi i campi estivi, è per quello che allora c'è, un campo estivo, c'è campestivo, più confusione del solito. Quindi, fatta la strategic asset allocation, diciamo sempre andare verso quella posizione con del tempo, quindi non è che da oggi prendi e investiamo il 54% in cash investito, ma diciamo 6-12 mesi, spacchettiamo in 3-4-6 lotti e incominciamo a entrare, quindi andare verso quella strategic asset allocation passo dopo passo. Quindi assolutamente sì, ridurre il cash, assolutamente sì, incominciare a favorire prodotti tipo il Life Strategy, che è un prodotto diversificato di equity, in questo caso 100% equity. Bene, e poi lui parla anche di un'esposizione abbastanza alta in oil e gas per sfruttare appunto questo famoso il momentum, e il problema è capire quando il momentum finirà, ritorniamo un po' a quello che abbiamo già detto. Ecco, il time to market è sempre sbagliato, ma consigliate qualcosa in questo caso? Settare un target e vendere, insomma un target preciso? Immagino di no, però se non ho capito male, di darsi dei parametri quantitativi e di agire su quelli. Sì, l'inversione ora in questo caso è il momento più semplice, quello delle medie mobili, di andare a vedere due indicatori di medie mobili, sceglierli veramente a caso perché poi sono tanti che sono tutti validi e nessuno è valido, quindi in questo caso vogliamo solo avere un'indicazione di ok, c'è stata un'inversione, prendere due medie mobili, magari questo lo chiedi anche a Ger domani, così può dare un piccolo consiglio su quale medie mobili possono dare sul momentum, una che si usava da quando stavamo in Allianz era il 20 e il 40, quindi molto molto semplice, e usando quella come indicazione, ok, questo sovrappeso che ho avuto lo chiudo e ritorno a quel portafoglio di strategic asset allocation. Quindi devi avere in mente il tuo portafoglio benchmark, il tuo portafoglio di riferimento. Bene, l'esposizione in cripto, abbiamo detto che l'1% non è questa grossa sovraesposizione, probabilmente lui la sente perché le cripto hanno perso, insomma il Bitcoin mi sembra
da venerdì a domenica quasi un 10%, quindi è chiaro che forse gli provoca più dolore di quella che è la reale esposizione del portafoglio. E probabilmente anche perché lui guarda il portafoglio investimento senza considerare il cash, senza considerare i fondi pensioni, quindi non è tolto 80, su quel 20% che rimane lui effettivamente c'è l'1,5 o il 2, quindi potrebbe, no, ad occhio, se guardi solo quel portafoglio, avere una posizione importante. Però, di nuovo, la scommessa in cripto è una scommessa, è il numero all'Enalotto. L'hai comprato, detto, secondo me tra 6 anni esce il 3 e mi compro il 3. Né più né meno, perché è una scommessa, non sappiamo quanto valgono, non sappiamo quanto varranno. Quindi, siccome non sono in grado di fare delle valutazioni oggettive rispetto alla valutazione delle cripto, sto tirando a caso. E se tiro a caso è importante che tiri con pochi soldini, quindi attenzione a minimizzare. Se lui dice che ha la sensazione di averne troppe, probabilmente ne ha troppe. Quindi ridurre l'esposizione perché hai un'esposizione che non è in linea con le tue capacità di sopportare queste variazioni. Quindi non è un gioco, sono soldi importanti e quindi magari vale la pena ridurre. Bene, e l'ultimissimo invece riguardava le esposizioni in azioni singole. Insomma, lui dice che ha prevalentemente in azioni value. Tu mi sembra hai consigliato di aumentare, sovrappesare un po' il vecchio Warren Buffett con la sua, con il, come lo vogliamo chiamare, la sua holding praticamente. Sì, è una holding e però dice... È difficile capire quali di queste azioni siano a prova di inflazione e quali meno. Insomma, una delle regole che si dice è quelle che riescono a ribaltare il costo con più facilità verso il cliente sono quelle sicuramente che possono resistere meglio. Però la domanda è specifica: pensi che sia meglio diminuire le esposizioni in azioni singole a prescindere? E anche qui hai dato un dato abbastanza importante che è un massimo del 10%, ma del 10% di tutto il portafoglio compreso la parte pensioni e la parte cash o di tutto il portafoglio investibile? Del portafoglio investimento. E la domanda, la risposta alla domanda, vale la pena diminuire il numero di singole azioni del portafoglio? Sì, sempre, perché non è il vostro lavoro, perché non hai dei parametri di riferimento oggettivi per capire il valore di un'azienda, quindi è veramente complicato valorizzare un'azienda e comprare single stock. Di nuovo, se è un gioco, lungi da me togliervi il giocattolo, ma deve restare un gioco, quindi limitatelo in termini di esposizione. Perché? Intanto regole minime, diciamo il 10% in azioni single stock, ne devo avere almeno 30, no? 30-40 per avere un portafoglio diversificato. E un portafoglio diversificato ritorna a qualcosa che è un portafoglio attivamente gestito, e tra il portafoglio gestito da Giovanni di Londra, che non fa questo nella vita, è un portafoglio gestito da un professionista, chiaramente preferisco un portafoglio gestito da un professionista. Quindi attenzione, cioè, il problema è quello, dovrei diversificare, però se diversifico ne perdo il valore, perché probabilmente non riusciamo ad aggiungere questo valore in media, e allora magari single stock, scommesse secche che vi piace fare, Pfizer, quando è uscito il vaccino, tutti comprano Pfizer, compratevi Pfizer, no? Che può essere la scommessa del momentum, quindi seguire proprio la moda momentanea, entrare e uscire. Però tendenzialmente noi preferiamo avere portafogli diversificati, gestiti professionalmente, attenzione sempre ai prezzi, e con una importante posizione passiva che gli ETF garantiscono per tantissimi mercati che sono molto ben sviluppati. Benissimo, grazie Giorgio e grazie soprattutto a Giovanni, perché ci ha dato veramente tanti spunti di conversazione, domande molto precise, un portafoglio molto articolato, quindi complimenti, perché si vede che Giovanni è sul pezzo. Poi ovviamente c'è sempre qualcosa da limare, da sistemare, ma la stessa fatto che Giovanni ci abbia fatto la domanda è proprio perché vuole sempre cercare di migliorarsi, e questa è la cosa migliore, è una cosa bellissima, quindi grazie e complimenti, veramente tanti complimenti a Giovanni. Ecco.
Allora, Giorgio, che dire, io ti ringrazio, chiudiamo qui la domanda al gestore di oggi, la domanda al gestore ritorna mercoledì puntualissima con Giorgio Carlino.